Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo l'affettatrice di prole. Ottenibile tramite la serie di incarichi Fortnite l'incubo Terre Taglienti, alla terza missione della seconda pagina, infatti, troverete questa nuova falce. Precisamente una falce black metal. Infligge danni moderati con impatto pesante in un arco ampio. Attacco mulinello, ovvero attacco secondario, attacco potente effettuato ruotando più volte che ferisce e respinge i nemici vicini. Questo è il percaggio che ho scelto di mettere su questa falce. Non ho optato per, appunto, i danni sulla vita come ultima perk, in quanto comunque, lo ripeto, col ninja tendo molto a usare il survivalista, quindi è vero che queste armi ci fanno perdere vita, però una perk di survivalista annulla quello che è l'effetto primario dell'arma. È vero, otterremo molto più danno se vado a inserire l'80% di danni bonus in base alla mia vita, cioè otterrei molto più danno in certe situazioni. Così ho l'arma leggermente più stabile. L'elemento comunque è settabile anche su essa su fuoco, e questo spetta soltanto a voi sceglierlo. Nella mia classifica delle armi, questa falce la classificherei come discreta, e vi spiego subito il motivo. Allora, come attacco su colpo singolo e come attacco su colpo secondario è molto molto forte, come vedete. Infatti, se prendete il bersaglio e lo colpite con un danno critico, che sia un piccoletto, che sia un cicciotto, che sia un mostro della nebbia, infliggerete un bel danno. La parte negativa di questo è che effettuando l'attacco secondario, ovviamente non potrete spammarlo all'infinito, o meglio, mi correggo, potrete spammare l'attacco con una build di energia una volta dietro l'altro, sì, ma il vostro personaggio dovrà sempre finire l'animazione di un attacco prima di cominciarne un altro. Quindi, per questo semplice motivo, ovviamente non è un'arma spammabile. Non è una di quelle armi che ci permette di sopravvivere in mischia, in quanto, appunto, dovendo finire l'animazione, ci colpiranno parecchie volte api, ci colpiranno appunto i piccoletti. Insomma, voi meglio di me che giocate in mischia lo sapete che avendo un'arma che effettuando l'attacco secondario deve anche dar tempo all'animazione di finire prima di potersi togliere, beh, influisce un pochettino, possiamo dire. Sì, potete triggerare questo fattore semplicemente switchando il piccone non appena avrete finito di effettuare l'attacco secondario. In quel modo risparmierete quei 0,1-0,2 secondi di animazione, ma ciò non basta comunque a rendere l'arma un'arma spammabile. In sé però in mischia, come vedete, è un attacco veramente veramente ampio, tant'è che se ci attaccano in mischia un bel attacco di questo estenderete al tappeto persino i mostri della nebbia. In questo video la vedrete ovviamente boostata anche dai compagni, e sostanzialmente è un'arma fuori tempo, perché ormai dopo tutte le armi fantascientifiche, dopo la falce al vapore, dopo tutte le armi surround quali martelli, falci eccetera eccetera, raga, ancora una volta un'altra arma di questo set passa veramente in secondo piano, anche in terzo e in quarto piano per quanto riguarda anche le perk che ci fanno togliere vita. Molti non le apprezzano, ecco spiegato il motivo per cui andranno perdute. Comunque è un'arma assolutamente da ottenere, vi consiglio di finire gli incarichi, sono veramente veramente semplici e veloci, un'oretta e mezza e li finirete tutti quanti. E ovviamente non vi consiglio di potenziarla se avete già falce al vapore, se avete già quelle armi spammabili quali martello surround, quali volontà del guardiano, castiga matti, insomma ci sono tantissime armi spammabili molto più efficienti di questa, però allo stesso tempo non è un'arma da far passare inosservata. Vi consiglio di potenziarla? No, assolutamente no, anche perché tra poco avremo le armi mitiche, vi consiglio di tenervi le risorse per esse. Come pezzo da collezione io consiglio sempre di prendere tutto, ma questo mi sembra ovvio, poi il potenziamento spetta anche un po' ai vostri gusti. Che dire, raga, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento anche voi cosa ne pensate su questa falce, sono molto molto curioso. Io spero di essere stato il quanto più chiaro possibile, spero che il video vi sia piaciuto, noi ricordate che ci vediamo domani, bella bella!
just gonna